Due giornate alla scoperta di antichissimi strumenti musicali, quelli aerofoni a riserva d'aria. Fanno parte del nostro patrimonio storico e sono stati protagonisti di studi, concerti e degustazioni che si sono svolti a Villa Latina durante la prima edizione della rassegna internazionale Echi nel Vento, organizzata dal Comune e dall'Associazione Calamus di Picinisco, con il sostegno del Consiglio regionale e della Banca Popolare del Cassinate. La Chiesa Santissima Annunziata ha ospitato il convegno sul tema Musette, Sordelline e Zampogne nella tradizione colta europea. Tanta l'emozione all'ascolto del suono della sordellina, il cui restauro, curato da Marco Tomassi, ricercatore e musicista della liuteria di Montecassino, è stato presentato in anteprima nazionale proprio in quell'occasione. Il concerto dedicato a questo strumento ha visto la partecipazione di tantissimi musicisti. La seconda giornata invece è stata dedicata alla conferenza Zampogne, tradizioni locali, scrittura contemporanea, didattica, del professor Maurizio Agamennone, che ha spiegato come la presenza delle zampogne abbia influenzato la vita e l'economia di interi nuclei familiari per generazioni. Emozionante il concerto di chiusura del trio tradizionale Calamus, con la partecipazione di Max Belli alle cornamuse scozzesi, Eric Monbel alle musette francesi, Marco Tomassi, zampogna gigante, Marco Iameri alla zampogna e Raffaele Simeoni come ospite d'onore. A sorpresa anche il musicista Mimmo Epifani si è unito alla formazione per rendere omaggio alla nostra terra e alle nostre tradizioni musicali.